2020 è stato un disastro, un crollo, e per, in alcune circostanze è stato addirittura l'arresto totale dei flussi turistici, per esempio nei confronti delle grandi città, ma non avendo più un rapporto con il mondo esterno, anche le produzioni, la nostra manifattura hanno subito delle gravissime conseguenze. E naturalmente il fatto che in realtà l'economia abbia ripreso anche con dinamiche in qualche caso anche superiori di intensità di crescita al resto d'Italia, questo ha lasciato sicuramente ferite di cui oggi noi dobbiamo occuparci. E nella necessità assoluta di investire anche sul fronte privato, soprattutto per introdurre elementi di innovazione, dobbiamo sapere che oggi questo sistema ha queste ferite e soprattutto nell'accesso al credito dovremo in qualche modo aiutare a recuperare. Io credo che siano stati 2 anni e mezzo impegnativi, che hanno cambiato i paradigmi anche dell'approccio delle politiche industriali e che oggi i nuovi interrogativi devono essere ancora indagati fino in fondo, ma abbiamo strumenti anche semplici per affrontare questo momento di forte cambiamento.